ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Al comunale di Castelnuovo contro il Fontanelle sabato è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Città di Teramo. Un brusco stop per la squadra di Pomante che sperava di ridurre a 4 i punti di distacco dalla vetta nel turno in cui la capolista Turris Val Pescara riposava in vista dello scontro diretto di sabato prossimo al Pigliacelli di Montorio. I biancorossi hanno sprecato tante occasioni da gol e alla fine sono stati puniti nei minuti di recupero da una squadra inferiore tecnicamente ma che ha avuto il merito di lottare e con un pizzico di fortuna nel finale ha fatto sua la gara. Lo ha riconosciuto anche a fine partita il tecnico Mino Bizzarri. È stata una vittoria sofferta. Il Teramo è una squadra devastante sotto il profilo fisico, sotto il profilo del gioco. Diciamo che noi abbiamo avuto le due occasioni per chiuderla la partita, non l'abbiamo fatto e dopo alla fine soffri. Ci vuole anche un pizzico di fortuna perché siamo stati fortunati, il portiere ha fatto un paio di miracoli. Il match previsto tra 6 giorni contro la Turris Val Pescara può diventare a questo punto uno spartiacque importante per questo campionato per mantenere in vita il discorso primo posto. Domani alla ripresa degli allenamenti saranno da valutare le condizioni del capitano Ivan Speranza, le prese con un fastidio al flessore e di Tato, il cui apporto potrebbe diventare molto importante per la squadra centrocampo.